Siamo con la professoressa Chiara Giaccardi, che insegna sociologia e antropologia dei media all'Università Cattolica del Sacro Cuore e oggi al Laboratorio di Napoli coordinerà la tavola rotonda del pomeriggio sul tema della comunicazione, annuncio e dialogo di umanità. Ecco, le chiediamo appunto di declinare la parola comunicazione, una delle parole guida del convegno ecclesiale di Firenze. Sì, quindi all'inizio abbiamo cercato di intenderci su cosa significa comunicazione, che non è trasmissione di contenuti predefiniti, ma è prima di tutto incontro, come ha detto proprio Francesco, e riduzione di distanze. Quindi comunicare significa soprattutto costruire un mondo comune da abitare insieme, riducendo le distanze che inevitabilmente ci sono tra le persone, tra le culture, tra le appartenenze, e questo convegno vorrebbe veramente essere un grande incontro in cui queste differenze entrano in dialogo e dove si scoprono appunto i punti di comunanza, ciò che ci sta a cuore dell'umano, cosa significa essere umani oggi, una sfida che ci interpella tutti, credenti e non credenti e credenti di diverse appartenenze. Quindi questo è un po' il filo conduttore che guiderà la tavola rotonda di oggi, ma più in generale tutta la preparazione del convegno.